Il percorso di cambiamento è un cubo di Rubik, cioè sono tante facce che dovremmo mettere assieme. Dovremmo mettere assieme la nostra propensione all'innovazione, la conoscenza dei processi e la capacità di essere innovativi anche in ambito formativo. E sarà importante pensare, avere una visione da qui a 10 anni, perché le cose cambieranno molto velocemente, però ci stiamo preparando. Il Formez innanzitutto sta lavorando su se stesso, si è riorganizzato, sta utilizzando processi più semplici, puntiamo ancora sulla semplificazione, stiamo lavorando sull'ambito dell'intelligenza artificiale e siamo stati incaricati tra l'altro di seguire la metodologia per la formazione del nuovo modello di performance leadership. Direi che sono caratteristiche che mescolate insieme possono produrre qualcosa di importante.